Dopo la morte di Bayezid, il figlio Mehmet aveva passato il suo intero regno a cercare di ridare stabilità ai domini ottomani, abbandonando parte della Libia che era stata reinglobata nei domini degli Antonini. Manuele, paleologo, nel 1420 penetrerà all'interno dell'Anatolia sconfiggendo le truppe dei sultani alani nei pressi di Arca. Negli anni successivi Novgorod occuperà gran parte delle fortezze che si trovavano in Estonia, occupate fino a quel momento dai cavalieri teutonici, e ciò che resta loro verrà ceduto nel 1420 proprio alla Danimarca, che le ingloberà all'interno della propria Estonia. Solo nel 1422, con la salita al potere di Murad, figlio di Mehmet, lentamente il sultanato ottomano tornerà ad espandersi. Nel 1422 era diventato re inglese Enrico VI. L'Irlanda era in rivolta, peraltro molto probabilmente appoggiata dalla Scozia degli Stuart, e aveva passato tra 1422 e il 1430 lunghi anni per riuscire a pacificarla. Nel 1422 la flotta degli Altavilla cercarono di sbarcare a Napoli per riconquistare il sud Italia. Il figlio di Leone, che si chiamava Agostino come il nonno, aveva creato un esercito per cercare di fermare quello degli Altavilla, ma non si giunse mai a uno scontro, perché la flotta degli Altavilla, una volta raggiunto il sud Italia, venne dispersa da una terribile tempesta. A morire durante la tempesta fu anche Guglielmo, figlio di Ruggero. Nel 1423 muore anche Ruggero IV, alcuni dicono di dolore per la morte del figlio, molto più probabilmente morto di malattia. Nel 1423 il confine verrà nuovamente stabilito. Non tutta l'Anatolia era stata riconquistata, ma l'avanzata del regno di Grecia, così progressiva, aveva concesso che circa metà dell'Anatolia, nonché gran parte delle sue coste, tornasse in mani cristiane. A succedere a Ruggero IV è Ermanno, un bambino di 2 anni che è il figlio di Guglielmo. Carlo VI muore nel 1424 perché poteva essere pazzo con tutti i problemi del mondo, ma a quanto pare ha avuto una vita molto lunga. Ermanno, quando nel 1424 muore Carlo VI, dovrebbe diventare anche il nuovo re di Normandia, nonché il nuovo imperatore. Dopo la morte del padre, Carlo VII cercò di rientrare in Normandia, grazie anche all'appoggio di molti nobili che mal vedevano il governo degli Altavilla. Inizialmente Ugo di Valencia riuscì facilmente a sconfiggere le truppe di Carlo VII, che fu costretto a ritirarsi nei domini normanni più a nord, al confine con le Fiandre. Nel 1426 del sultanato ottomano inizierà una guerra con il sultanato di Amman. Le Fiandre erano ormai un territorio del tutto autonomo, quindi i commerci fluivano. Il principale partner commerciale, anche per motivi militari, era ovviamente l'Inghilterra. Questa ricchezza permise ad Enrico VI non solo di sconfiggere definitivamente gli irlandesi, ma di iniziare ad allestire una grande flotta. Nel 1427 navi inglesi avevano raggiunto le Azzorre, che erano già note, le avevano già scoperte anche i Fenici, ma che non erano abitate, e saranno proprio gli inglesi a stabilirvi i primi insediamenti. Tutti i principali domini del regno di Longobardia diventeranno sempre più autonomi, rendendo il titolo regale quasi una mera formalità. Diventerà molto importante il Ducato di Sassonia, delle Fiandre, che sono praticamente autonome, ne abbiamo già parlato. Diventeranno sempre più importanti le città-stato della Lega Anseatica. La Boemia estenderà il suo dominio, così come la Polonia sulla Germania. Insomma, la situazione sta portando sempre di più a una frammentazione del regno in grandi ducati e piccole contee. Nel 1431 ci fu una grossa rivolta a Parigi, una rivolta popolare che obbligò Ugo di Valencia a ritirarsi fuori dalla città. Carlo VII raggiunse quella che era stata la capitale dei domini normanni per molto tempo e vi entrò tra due ali di folla, venendo poi incoronato unico re di Normandia. Venne firmato una tregua che sarebbe dovuta durare 7 anni e che invece durerà fino al 1440. Nel 1436 gli ottomani ingloberanno il sultanato di Amman, quello che è uno dei più importanti sultanati turchi loro vicini. Nel 1437 venne firmata un'alleanza contro gli ottomani tra Agostino II, imperatore Antonino, e Giovanni Paleologo, invece re di Grecia e in parte anche dell'Anatolia. Gli Altavilla passeranno questi 9 anni a cercare di guadagnare del denaro per creare un esercito per sconfiggere Carlo VII, e proprio all'interno di questo
problema, nel 1337 cederanno a Enrico, re d'Inghilterra, le Canarie. Nel 1440 il primo ad attaccare sarà Murad, lancerà una nuova scorreria che dall'Egitto lo porterà a reinglobare la Libia. Le forze degli Antonini non sono ancora pronte per affrontarla, per questo Agostino preferirà rinchiudersi all'interno di Cartagine, di cui aveva rafforzato le mura, e respingere in questo modo l'attacco di Murad, che verrà anche sorpreso dai primi cannoni. La polvere da sparo è in effetti arrivata nel mondo europeo di Orbis già da più di un secolo insieme ai mongoli, ma durante l'assedio di Cartagine nel 1440 per la prima volta viene utilizzata proprio dagli Antonini, che forgiano dei cannoni ancora molto semplici, ancora tendenti ad esplodere, che però sorprenderanno le forze degli assedianti, che alla fine saranno costretti a ritirarsi. Nel 1440 la guerra riprese. A farla riprendere erano proprio gli Altavilla, che marciarono su Parigi riuscendo a sconfiggere l'esercito di Carlo VII e mettendolo in fuga. Etienne Marcel, un uomo di Parigi, sollevò il popolo contro l'esercito degli Altavilla. Il popolo marciò e si unì all'esercito di Carlo VII, liberò la città e schiantò indietro l'esercito nemico. Dietro questa sollevazione iniziarono a sollevarsi tutti i ducati normanni, che uno dopo l'altro iniziarono a essere una spina nel fianco dell'esercito iberico. Etienne Marcel era oramai un simbolo della lotta e lo stesso Carlo VII non si fece nessun problema a metterlo, almeno formalmente, a capo dell'esercito, nonostante fosse un popolano. Nel 1442 Murad decide di cambiare obiettivo, muoverà le sue truppe all'attacco della Terra Santa romana. Nel febbraio del 1443 Murad occupa Gerusalemme. La notizia rimbalza in tutta Europa. Gli unici a rispondere saranno il Regno di Grecia e l'Impero degli Antonini. Agostino, nonostante tutti i dubbi dei suoi nobili che temevano di sguarnire Cartagine, manderà le sue truppe insieme alla flotta di Taranto ad unirsi a quelle di Giovanni Paleologo e insieme nel 1444 marceranno verso sud per cercare di liberare Gerusalemme. Lo scontro tra i due schieramenti avverrà il 10 novembre 1444 vicino alla cittadina di Flavia Neapolis. La tattica di Giovanni però è pessima. Invece di sfruttare la superiorità numerica, lancerà i suoi uomini in una serie di attacchi che si schianteranno letteralmente contro le difese impostate da Murad, il quale, dopo aver respinto i primi attacchi delle truppe greche, passerà al contrattacco mettendo in crisi l'intero schieramento. A questo punto Agostino II, insieme al suo esercito molto più piccolo rispetto a quello del Regno di Grecia, cercherà di ribaltare le sorti della battaglia, ma il suo esercito è troppo piccolo, verrà affrontato da quello ottomano e verrà sconfitto, con lo stesso Agostino che durante la battaglia perse la vita. La morte di Agostino dissolse praticamente l'esercito crociato. Giovanni, con quello che rimaneva, marciò verso nord e mentre cercava di rientrare verso Costantinopoli venne addirittura aggredito da un sultanato alano, il quale lo sconfisse e gli impose un pesante riscatto per poter tornare a Costantinopoli. Etienne Marcel era stato misteriosamente trovato morto nel 1445. Ugo di Valencia nel 1446 era stato richiamato a Lisbona ed Ermanno II, dopo averlo accusato delle sconfitte, l'aveva fatto decapitare. Questo aveva aperto letteralmente le porte ai due partiti pacifisti. Flotte inglesi avevano esplorato l'Africa finché nel 1446 avevano raggiunto il regno del Ghana e nell'anno successivo firmato un accordo proprio con quel regno per l'esportazione di oro. Alla fine del suo regno, Shah Rukh Mirza, nel 1447 l'impero timuride sarà ancora grande e potente, ma forse non in grado di espandersi. Nel 1448, con la pace di Marsiglia, la Normandia sarebbe diventato un regno autonomo, governato da Carlo VII, avrebbe inglobato una parte della Provenza e tutti quelli che un tempo erano in territori normanni. Il resto della Provenza, con anche Avignone e il porto di Marsiglia, sarebbero invece rimasto parte dei domini degli Altavilla, insieme al Nord Italia e insieme al titolo di imperatore. La vittoria in Palestina aprì le porte anche alla Fenicia normanna, che venne occupata dagli ottomani nel 1448.
Nel 1449 l'esercito di Murad tornò a compiere scorrerie nei sud dei loro territori, sconfinando anche verso gli stati berberi. Il rischio per Cartagine, che era a questo punto governata da Alessandro, fratello minore di Agostino, era che un nuovo attacco potesse spazzarla via.